Ciao, sono la tuta Monica. Vieni con me, scegliamo un libro da leggere insieme. Vediamo un po'. Leggiamo questo. Il bacio più grande. Bacio sul nasino, bacio sul piedino, bacio giocando a nascondino. Tanti baci da andare a cercare, siamo pronti per cominciare. Bacio di rana con i cani in fila indiana. Bacio gigante per l'elefante. Baci e bacetti per piccoli insetti. Baci colorati per vermi innamorati. Baci da acchiappare nel blu profondo del mare. Baci portati dal vento che durano solo un momento. Baci amorosi, baci giocosi e solleticosi. Bacio speciale quando arriva il temporale. Bacio da assaporare quando d'inverno comincia a nevicare. Bacio in alto, salto dopo salto. Bacio piccolino, ti guardo da vicino. Bacio rubato, bacio volato, bacio d'amore, bacio viaggiatore. Bacio che ronza come canzone accompagnando la colazione. Bacio sotto le stelle che fa le notti ancora più belle. Tanti baci, mille baci, ma non ce ne sono più? C'è quello più bello, il bacio più grande, e me lo dai tu. E adesso resta lì, perché sta per arrivare un'altra storia di baci. Io ti saluto, ciao! Ciao, sono la tata Monica. Hai visto quanti baci ci possono essere? Di tutti i tipi. Hai ascoltato la storia? Guarda, anche questa zebra piccola ha bisogno di baci. Si chiama Zeb. Te la ricordi questa storia? Dai, rileggiamola. Quest'anno Zeb va al campo estivo e lì farà un sacco di cose. Intanto Zeb, per prepararsi al viaggio, comincia a provare il suo equipaggiamento: lo zaino, la borraccia, il cappello per il sole, e la mamma cuce su tutti i vestiti il nome di Zeb, così non li confonderà con i vestiti delle altre zebre. Zeb poi appoggia il suo zainetto e la borraccia e prova il pigiama. Ma quando si accorge che anche sul pigiama c'è il suo nome cucito dalla mamma, non vuole più partire, perché capisce che dovrà fare la nanna e dovrà fare anche la colazione senza i baci della sua mamma e del suo papà per tutto il campo estivo. Ma la mamma e il papà lo rassicurano subito e gli dicono: non ti preoccupare Zeb, ci pensiamo noi, stiamo costruendo una scorta di baci per te. Il papà intanto taglia dei foglietti e la mamma si mette il rossetto, così i baci della mamma saranno evidenti. Sui foglietti poi la mamma e il papà lasciano il loro segno, un bel bacio. Piegano tutti i foglietti e li mettono nella scatola. Eh sì, il bacio della mamma si vede proprio bene, c'è proprio il rossetto sul foglietto. Guarda Zeb, questa scatola è una scorta di baci per te, ti servirà nel tuo campo estivo, ma vedrai che ti divertirai. Avrai baci per la buonanotte, per il buongiorno e anche un po' di più, dice la mamma Zeb.
Poi la mamma e il papà accompagnano Zeb alla stazione, dove ci sono anche tutte le altre zebre che viaggiano verso il campo estivo. Ognuno ha il suo posticino. Qualche zebra grande già comincia a fare le chiacchiere, qualcun altro saluta la mamma e il papà dal finestrino. Sono tutti pronti per il viaggio. Zeb non fa in tempo a salutare la mamma e il papà quando parte il treno, ma ha con sé la loro scorta di baci. Intanto le maestre lasciano le coperte a tutte le zebre. Zeb è un po' preoccupato, però tiene stretta la sua scatola. Poi è ora di fare la nanna, ma Zeb non riesce a dormire. Così prende un foglietto dalla sua scatolina e lo appoggia sulla sua guancia e finalmente riesce a riposare. Quando però una piccola zebra comincia a piangere. Vuole proprio la sua mamma e il suo papà. Anche la tata la consola, questa piccola zebra. Intanto però Zeb piange, gli scappa una lacrimuccia, perché Zeb ha capito che la piccola zebra piange perché gli manca la mamma e il papà. Così Zeb prende due foglietti e li appoggia bene bene sulle sue guance e anche un po' sulle orecchie per non sentire la piccola zebra che piange. Ma poi dice: io posso aiutarla la piccola zebra. Guarda cosa fa, eh? Ehi piccola zebra, sai cosa posso fare per te? Posso proprio darti una bella stampa in cui invece dei disegni potrai trovare dei baci. Da un lato, se apri il foglietto, avrai il bacio della mamma e dall'altro il bacio del papà. Questo discorso piace molto a tutte le zebre che stavano dormendo sul trenino. Infatti Zeb poi deve distribuire e condividere ciascun foglietto con i suoi compagni di viaggio. Uno a te, uno a te, uno a te, uno a te, uno a te. Apritelo, mettetelo sulla guancia e mua! Questo è il bacio della mamma e del papà. E finalmente tutti riuscirono a dormire, anche Zeb. Quando si svegliano poi, tutti vogliono fare la colazione insieme al loro amico Zeb. E quando arrivano al campo estivo, c'è un sacco di cose da fare. Quindi Zeb regala la scatolina alla piccola zebra e comincia a divertirsi. Adesso ha un sacco di cose da raccontare quando torna dalla sua mamma e dal suo papà. Ciao, anche qui! C'è una bella scorta di baci. Ciao! Ciao, sono la tata Monica. Oggi ho preparato per te questo libro dal titolo Cercasi colori. Verde, verde come una foglia, come l'erba, come una pera o come un bruco. Rosso, rosso come una mela, come un papavero, una coccinella o una ciliegia. Blu, blu come il cielo, blu come il mare, un palloncino o forse come la tua maglietta. Rosa, rosa come un maiale, come un fiore, come un gelato o forse come i tuoi sandalini nuovi. Grigio come la strada, come un sasso, come un elefante o come un topolino. Questo invece l'ho lasciato vuoto, in modo che tu possa mettere il tuo colore preferito. Ma adesso seguimi, perché la tata Morena ha una storia colorata da raccontarti.
Ciao, sono la tata Amore. Ecco qua, un altro libro per te, un'altra lettura insieme. Ti stavo aspettando. Oggi ti leggo la storia che si intitola Colori. Questa è una pagina piena di impronte del tuo ditino, colorate. Sono bellissime. Cominciamo? Sei pronto? Prendi il puntino grigio. Tic! Vedrai quanti puntini arriveranno. Oppale! Ecco, all'inizio sono un po' timidi. Premi ancora. Dai, schiaccia insieme a me. Tic! Wow! Stanno arrivando! Ma ne mancano ancora. Premi un'altra volta. Tac! Oh! Così ci siamo! Ci sono tutti, eccoli qua. Adesso appoggi la tua mano qua, sopra la mia. Dai, chiudi gli occhi e conta fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow, ora hai una mano magica. Iniziamo? Con le dita prendi un po' di blu. Te lo ricordi qual è il blu? Sì, è proprio questo. E accarezza il giallo. Op! Hai visto? È diventato verde. Che magia! Adesso prendi un po' di rosso. Ti ricordi qual è? Sì, è proprio questo. Il colore della rabbia. E accarezza il blu. Attenzione! Hai visto cosa è successo? È diventato viola. Adesso prendi un po' di giallo. Qual è il giallo? È questo, è il colore del sole. Accarezza il rosso. Niente, cosa succede? Oppale! È diventato arancione. Hai capito il trucco? Saprai rifarlo tu? Adesso andiamo avanti. Attenzione, io scuoto il libro, guarda cosa accade. Bene, il colore si è tutto mescolato. Adesso stai attento. Si inclini il libro verso destra invece. Attenzione, cosa succede? Oh, il rosso è scivolato giù e come l'azzurro è diventato viola. Adesso, attenzione che chiudiamo il libro, stai attento, vedrai cosa succede. Tac. Wow, fantastico! E adesso con la mano spreghiamo i colori su tutta la pagina. Oh, che meraviglia, sì! E per dipingere questi pallini di verde, sai cosa facciamo? Stai attento, guarda bene. Tac, tac, wow, proprio così. Oh oh, qui c'è un po' di bianco e qui c'è un po' di nero. Guarda, cosa succede? Se schiacciamo forte la pagina di sinistra sulla pagina di destra, stai attento, Tac, tac, ecco cos'è successo. Ora sai tutto. Appoggia la tua mano, qua dai, sopra la mia. Chiudi gli occhi e conta fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Che bello, sono ritornati! Abbiamo finito! Adesso tocca a te! Gioca, guarda, pasticcia, scopri, ma soprattutto divertiti tanto, tanto, tanto! Ti è piaciuto il mio libro dei colori? Adesso segui le altre storie di colori che stanno arrivando! Ciao!
Ciao, sono la tata Daniela. Voglio leggerti un libro. Il libro di Zoe Zebra. Zoe Zebra impara i colori. Zoe Zebra si diverte molto a dipingere perché le piacciono i colori. Oggi dipingerò un coloratissimo giardino, esclama, e comincia dai papaveri rossi. Poi trova alcuni bellissimi ranuncoli gialli. Sono perfetti, esclama. Ma in questa casetta? Ci sono tante api. Queste sono davvero difficili da dipingere. Aggiunge alcuni. Non ti scordar di me, blu. E raccoglie tantissimi tulipani rosa. Sono adorabili, li vorrei nel mio dipinto. Guardandosi intorno, Zoe Zebra trova una vite verde. Guardiamola più da vicino, esclama incuriosita. E per dipingerla? Si arrampica sulla vite, su, fino alle nuvole. Poi dipinge le ninfe bianche nello stagno. Mi sono un po' bagnata, ma pazienza, esclama. E ancora le allegre calendule arancioni. Infine si siede in un campo di profumatissima lavanda viola. Il quadro di Zoe Zebra è finito finalmente. Sembra proprio un giardino fiorito. Quanti meravigliosi colori! È bellissimo! Brava Zoe Zebra! E un saluto a tutti! Ciao! Ciao, sono il tato Nicola. Volevo leggerti questa filastrocca. La filastrocca del topolino grigio, perché secondo me è proprio simpatica. Ascolta. Il topolino grigio. Il topolino grigio, che ha un gran coraggio, è entrato nella cucina per rubare il formaggio. Lo insegue il cane bruno, lo insegue il gatto nero. Questa volta lui ha fatto un grosso guaio per davvero. Lo insegue la donnina con la sua scopa alzata. Attento, topolino! È proprio arrabbiata! Il topolino grigio, veloce, se ne scappa. Corre, corre nella tana a mangiare la sua pappa. Spero ti sia piaciuta. Ciao, ciao! Ciao bimbi, sono Sabrina e insieme oggi leggeremo Quando avevo paura del buio. Siete pronti? Cominciamo! Eccolo qua. La giornata è finita. Come ogni sera la mamma dice a Roberto: vieni, è ora di andare a letto. Di già! Roberto si trascina su per le scale. Non mi piace andare di sopra, è tutto buio e ci sono dei mostri nascosti. Non c'è nessun mostro, dice la mamma, e ti lascerò anche la luce accesa in corridoio. Ti lascio anche la porta socchiusa, dice la mamma. Buonanotte, tesoro. Non serve a niente, verranno lo stesso. Crack! Da dove viene questo rumore? Deve essere l'armadio. Aggrappato alla coperta, Roberto fissa l'armadio. Lo guarda, lo riguarda e gli sembra che si sia mosso. Ma certo, si sta trasformando. Ha delle grandi zampe con gli artigli. Roberto
Roberto guarda la tenda. Oh no, si sta muovendo anche lei. C'è qualcosa lì dietro. Sembrano dei serpenti. Lentamente Roberto gira la testa verso la sedia. Si sta trasformando anche lei. Orsetto, sei qui? Chiede Roberto con la sua vocina. Ma Orsetto non c'è. È là, è sulla cassapanca. Sta dormendo, non si è accorto di nulla. Non muoverti, Orsetto, vengo a prenderti. Roberto si fa coraggio, scende nella palude e arriva proprio da Orsetto. Speriamo che la sedia e l'armadio non si avvicinino. Speriamo di non calpestare un serpente. Sicuramente questa palude ne è piena. Guarda, Orsetto, forza, coraggio, ci siamo quasi. Con un balzo Roberto salta sul letto e solleva la coperta. Vieni, nascondiamoci qua sotto. Nascondersi? Chiede Orsetto. Ma perché? Per i mostri, esclama Roberto. Orsetto si avvicina all'orecchio di Roberto. Vuoi che ti dica un segreto? Ascolta, tu mi prendi tra le braccia, affondi il tuo naso nella mia pelliccia, chiudi gli occhi e conti fino a 9. E paf! Niente più mostri, saranno scomparsi. Roberto si sdraia nel letto e si rannicchia contro Orsetto, con gli occhi chiusi, e comincia a contare piano piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Riapre un occhio e funziona! Sussurra all'orecchio di Orsetto. Certo, funziona sempre. Ora dormiamo. Buonanotte! Ciao bimbi! Ciao, sono la Dani. Oggi voglio leggere insieme a te Papà, non voglio dormire. Papà, dimmi Pepè. Papà, non voglio dormire. Perché non vuoi dormire, Pepè? Perché il ragno peloso vuole mangiarmi. Stai tranquillo, Pepè. Al ragno peloso ci penso io. Gli tiro le mie pantofole e lo mando via. No, no, non ho voglia di dormire. È molto tardi, Pepè. È proprio ora di dormire. Ma io sento il rumore dei bruchi gialli nell'armadio. Stai tranquillo, Pepè. Ai bruchi gialli ci penso io. Chiamo i picchi rossi e loro se li mangeranno tutti. Papà, dormirò dopo, dormirò domani. Ma che succede adesso, Pepè? Ci sono 1000 pesci che vogliono portarmi via. Stai tranquillo, Pepè. Per loro ho una sorpresa. Lancio una grande rete e li prendo tutti. Papà, ti prego, resta qui con me. Va bene, Pepè. Senti, adesso sta arrivando anche il coccodrillo. Vuole dormire nel mio letto. Stai tranquillo, Pepè. Ho un'idea bellissima. Prima gli taglio le unghie e poi lo porto a dormire dalla sua mamma, va bene? Papà, non riesco a dormire, proprio non ci riesco. Davvero? E perché? Sono sicuro, sicurissimo, che verranno i rospi, salteranno nel mio letto e mi faranno il solletico. Allora io fischierò forte, così, e tutti i rospi scapperanno via, va bene? Papà, ancora non riesco a dormire.
Cosa c'è adesso? Domani mattina due elefanti cattivi verranno a mangiare la mia colazione. E io chiamerò il topo Rosicchio, che li farà scappare a zampe levate. Ma papà, che fai? Dormi? Sì, vorrei tanto dormire. Ma tutti quei brutti mostri torneranno. Quali brutti mostri? I bruchi gialli, i mille pesci, il coccodrillo, i ragno pelosi, i rospi e i due elefanti. Allora li faremo dormire con noi. Buonanotte, Pepè. Buonanotte, papà. Ciao. Spero ti sia piaciuto questo libro. Alla prossima lettura. Ciao bimbi, sono la tata Laura. Oggi andiamo in fondo al mare a leggere, ascoltare e vedere la storia del pesciolino arcobaleno. Volete leggerla con me? Si chiama Sogni d'oro arcobaleno. Arcobaleno non riesce a prendere sonno. I suoi occhi non vogliono saperne di chiudersi e il pesciolino si gira e si rigira nel lettino di alghe. Non riesco a dormire, piagnucola. Che cosa ti succede, mio piccolo tesoro? Gli domanda la mamma. Fa così buio. Niente paura, chiamo il pesce lanterna. Farà luce per te finché ti addormenterai. Dormi tranquillo, piccolo arcobaleno. Puoi rimanere ancora un momento, mamma? Resto con te finché vuoi, piccolo mio. Promesso. Parola di pesce arcobaleno grande. Che ne sarà di me se arriva una corrente marina fortissima e mi porta via? In quel caso ti seguirò velocissima, nuoterò più svelta di un pesce spada e ti riporterò sano e salvo a casa. E se mi perdo nella nuvolaccia nera del polpo gigante? Allora io ti cercherò, soffierò via la nuvola d'inchiostro e ti mostrerò la strada di casa. E se il grosso squalo mi dà la caccia? Quello squalo dovrà vedersela con me. Gli farò prendere un tale spavento che gli passerà la voglia di darti la caccia per sempre. E se finisco avvelenato dai tentacoli di una medusa? Allora ti curerò finché starai di nuovo bene. E la medusa avrà proprio una brutta sorpresa. E se stanotte faccio un brutto sogno? Allora ti terrò stretto stretto tra le mie pinne. Sogni d'oro, mio piccolo tesoro. Sogni d'oro anche a te, mamma. Mormorò ancora arcobaleno un attimo prima di addormentarsi beato. Ciao bimbi. Ciao, sono Paola. Oggi voglio leggere per te questo libro. Si intitola Tu. E tu sai chi è? Questa piccola scimmia che va a spasso con la sua mamma. E la sua mamma dice: mi piace ogni parte di te,
i tuoi occhi, le tue orecchie, il tuo naso. Mi piace ogni parte di te, mi piace tutto, da testa a coda. Mi piacciono le tue capriole, i tuoi salti, i tuoi tonfi, quando scalci e ti dimeni. Mi piace il tuo sorriso, mi piacciono le tue smorfie, mi piaci quando sbuffi, mi piaci quando ridi. Mi piaci quando ti nascondi per giocare, cucù! O quando ti cacci nei guai, quante api vogliono pungere la codina della scimmietta! Mi piace quando fai la nanna per poterti baciare e coccolare. Mi piace quando ti diverti e quando a volte sei triste. Mi piace quando sei bravo e anche quando fai dispetti. Sì, mi piace ogni parte di te e quello che so meglio di ogni cosa. Ogni giorno di più chi amo sei tu. Anche alla tua mamma piace ogni cosa di te, perché anche lei ti vuole tanto bene. Ciao, ci risentiamo giovedì prossimo con le nuove storie.